bene. Altre domande? Vedete, la volta scorsa abbiamo visto di mercoledì gli strumenti per programmare in grande, per fare delle applicazioni che coinvolgono tanti file e che devono essere portabili. Quindi abbiamo visto Make, l'utility Make e gli auto tool che servono per poter fare delle applicazioni portabili. Oggi guardiamo un altro aspetto del programmare applicazioni di grandi dimensioni, che sono gli strumenti di collaborazione. Partiamo con CDS e Lucidi, che è tra i vari tool che andremo a studiare, il più antico. E poi qui vedremo SVN, detto per esteso Subversion, e Git. Vi dicevo, CVS è un sistema di versioning. Versioning significa fare le versioni. Le versioni non nel senso della lingua latina, nel senso di fare le diverse evoluzioni di dei file che compongono un'applicazione, ma non solo, e quindi per tenere traccia di questo occorre tenere traccia di cosa? Tenere traccia della storia, man mano che cambiamo i dati che possono essere sorgenti di un file, non viene perso la vecchia versione come quando riscriviamo un file, ma viene tenuta traccia di quali sono state le variazioni che quel file ha subito. È multiuso, quindi viene tenuto traccia di chi ha fatto cosa, consente la collaborazione anche a distanza e consente anche alla stessa persona di poter accedere ad avere una condivisione, quindi poter accedere agli stessi file da posti diversi. Non è solo per gestire programmi, ma anche per gestire qualsiasi altro documento testuale. Un sistema del genere potrebbe essere benissimo utilizzato da giuristi per vedere come varia nel tempo una legge. Sapete, le leggi vengono emendate, le successive leggi. Spesso se leggete una legge, nella legge c'è scritto l'articolo X della legge, quella là è cambiato, al posto di questo si deve leggere quell'altro. Un sistema del genere potrebbe essere usato anche per questo scopo. Allora, potremmo tradurre in italiano, è un server che ha in deposito la vostra struttura che volete mantenere sotto sistema di versionamento e la storia. I vari utenti possono fare un'operazione di checkout e l'operazione di checkout corrispondono grosso modo a fare una copia locale del repository. Qui viene fatto il checkout di due progetti diversi. Uno è un progetto C, l'altro è un progetto LaTeX, quindi un sorgente. Poi l'utente Pluto, anche lui fa checkout del progetto. Quindi qui abbiamo il caso di due utenti, uno Pippo e l'altro Pluto, che hanno tutti e due fatto una copia locale, ma fatta non con CP, l'hanno fatta con CVS checkout, quindi hanno fatto una copia locale del repository CVS.
A questo punto Pippo può modificare il suo file e la modifica è locale. Lo prova, fa... Per esempio, ha scoperto nel file b.c che c'era un bug, l'ha corretto, l'ha compilato, l'ha provato. L'operazione di commit aggiorna il repository, ciò significa a questo punto il repository viene aggiornato, ma si ricorda che prima era fatto in un modo e adesso è fatto in un altro, ok? Se Pluto fa update, trova la nuova versione. Quindi se fa update, viene aggiornato. Perché l'idea di farsi una copia locale? Perché non è la singola editazione del file che vogliamo che venga registrata, perché uno su può fare tanti esperimenti prima di trovare il modo giusto per mettere a posto il bug. Può anche decidere di buttare via tutto e tornare alla versione precedente. Poi quando dice ah, questo sono arrivato a un punto fermo, condivide le sue modifiche con tutti gli altri che stanno lavorando sullo stesso progetto. Questo va tutto bene fino a quando Pip e Pluto non decidono indipendentemente di modificare lo stesso file. E qui vediamo cosa succede. Quindi CVS è orientata ai file. Il brutto del CVS è che non ha il vero concetto di progetto. Ogni file fa storia a sé e questo è uno dei guai di CVS. Lavora con file testuali, può gestire file binari. Nei file binari non riesce a fare grandi concetti di diff, fa la nuova versione. Come possiamo trovare un repository? Può essere un repository locale, cioè semplicemente un path name all'interno del vostro sistema. Può essere un esterno, e lì poi con delle variabili di environment, ecco qua giù, CVS room, CVS RSH, cioè il modo per andare a prendere remotamente SSH, quindi significa che quando voi fate CVS checkout del progetto, in realtà quello che avviene è che viene fatto un SSH sulla macchina remota, o meglio l'SSH è un protocollo per il trasferimento dei file che si chiama SCP, e ricopia questi file tramite SCP, ok? E quindi dite, è di tipo esterno, mi devo collegare con l'utente a quell'host con il repository e a quel path. Oppure c'è la maniera di usare un password server, è un altro modo. E si usa la linea comando, per esempio cvs-d e lì dite dov'è la directory di partenza. Checkout progetto. Per farlo da server remoto vuole login e checkout dopo. Altra cosa, se avete già fatto checkout di un progetto, lui in realtà nella vostra directory mette una directory nascosta dove mette le sue informazioni. Quindi gli update, non importa che ridiciate nuovamente da dove prenderli, si ricorda da dove l'avete preso la prima volta. Quindi però vi ho fatto vedere come si fa a usare un progetto che esiste già, però all'inizio bisogna crearlo. Per creare un progetto la prima operazione da fare è
avere dei file da metterci dentro. Quindi poniamo di avere, questo è l'esempio di prima, avevamo un progettino con tre file, mymath.c.h e sample.c. Il comando da dare per creare un nuovo progetto è il comando import. Quella è la sintassi, poi la vedete anche dal mancvs. A questo punto voi avete creato il progetto e vi dice che non ci sono conflitti. Ci sarebbero conflitti se esistesse già un progetto con quel nome, con altri contenuti. Adesso andate in un altro directory, e in un altro directory l'abbiamo chiamato sample il progetto, prendete fuori il progetto che avete messo. A questo punto vedete nel vostro directory non è nascosto il CVS, vi fa vedere CVS e gli altri file. Se andate dentro CVS ci sono le sue informazioni di controllo. Quindi vedete dentro quella directory dice da dove ha preso, dove stanno i dati, quindi non dovete più scriverlo. Poi modificate il file, anzi qui modificate sample.c e aggiungete un altro file. Attenzione, non sono tutti i file della directory che vengono portati sul repository. Quando avete fatto l'import avete detto i file iniziali e quelli vengono aggiornati. Se volete aggiungere un file occorre fare CVS add, se no quel file è solo nella vostra directory locale ma non verrà messo sul repository condiviso. E vi dice, sì, mi hai chiesto add, ma stai attento, non lo aggiungo adesso. Mi sono segnato di aggiungerlo, ma solo quando farai commit verrà veramente aggiornato. Quando fate commit, è bene mettere un messaggio in cui indicate che cosa avete fatto, perché nel progetto ci sarà quelli che vengono chiamati change log, il log dei cambiamenti, e compariranno le righe che avete inserito. Quindi uno guardando quello vede chi ha fatto cosa. Adesso CVS è da tanto che non l'adopero, ma dovrebbe fare come gli altri: se non mettete quel meno m là, vi apre un editor dicendo metti la frase da mettere per il cambiamento. Vedete che dice sample.c è stato modificato. Allora, prima era la versione 1.1, la nuova versione era 1.2. Invece sample2.c è nuovo, quindi è la 1.1. Questo è uno dei grossi difetti del CVS, che gestisce la storia separata per ogni file. Quindi è difficile poi fare rollback. Ponete che questa variazione sia una, scopriamo posteriore che è stato un errore storico. Allora, per tornare a ciò che c'era prima, dobbiamo andare a cercare e dire del sample.c occorre la versione 1.1, dell'altro bisogna cancellarlo. CVS update serve per aggiornare. CVS diff si usa in due modi diversi. Se voi fate CVS diff senza parametri, vedete le differenze tra quella che è la vostra copia di lavoro e quello che è nel repository. Quindi se avete fatto checkout, avete fatto delle modifiche, non avete ancora fatto commit, facendo CVS diff vedete ciò che è stato modificato.
Oppure potete mettere la differenza con una qualche versione. Quindi mi dice con la versione, sempre appunto c'è la versione 1.1 rispetto alla versione attuale, mi dice come è modificata. E lì vi fa vedere. Notate che quell'output che viene dato è l'output di diff. Diff genera l'output in una maniera che il comando patch è in grado di leggere. Quindi, se voi avete un output di differente fatto con diff, quel file lo potete dare in pasto a patch, un altro comando, che riapplica le stesse differenze a un altro, al file da un'altra parte. Su questo ci torniamo. Se volete CVS potete andare lì, ma adesso noi andiamo a vedere più in maniera pratica qua. Apro il terminale. Dov'è? A terma è questa lì qua. Ok. Allora. Vediamo, mi sono perso il mouse. Okay. Andiamo ora sì, andiamo lì. Questo è un progetto di SourceForge. SourceForge è un repository pubblico per software libero. In particolare ho scelto questo perché è uno dei miei progetti, quindi lo conosco meglio. È Virtual Distributed Ethernet, una rete virtuale di livello 2. E potete prendere giù i sorgenti, forse l'avevamo fatto l'altra volta di prendere giù i sorgenti e compilarli. Con no, boh. Cosa? Ok, e adesso facciamo, se cliccate su develop vedete, con calma appena arriva, vedete che compaiono tante altre voci. Io sono RD235, infatti se cliccate qua trovate che sono io. Se andiamo sul codice vediamo che abbiamo due versioni, una molto sperimentale e una ufficiale, che una è gestita con SUN e l'altra è gestita con Git. SUN, il concetto è simile a quello di CVS, ma adesso vediamo. Qui vi dice SourceForge, che è carino, vi dice come fare a prendere questa versione. Siccome è pubblico, è vero che solo chi è registrato come amministratore può cambiare questo repository,
E quindi ci sono gli amministratori del progetto che possono nominare gli altri sviluppatori. Però è anche vero che chiunque può rimanere aggiornato sul lavoro che stiamo facendo all'ultimissima versione e quindi può verificare ciò che stiamo facendo, verificare se un bug che è presente nella versione distribuita è già stato messo a posto o meno. Poi c'è di più, perché senza fare download del codice, dopo torniamo qua, è possibile fare browse. Sapete cosa significa browse in inglese? Non ha una traduzione esatta in italiano, è qualcosa del tipo dare un'occhiata, ok? È molto più distratto del vedere o osservare, browse. Infatti questo è il browser della rete. Vedete che ci sono vari directory, trunk è tronco in un albero, il tronco è la parte principale, invece branches sono i rami. Quindi vedete che abbiamo un tronco e quindi questo, volevo guardare proprio questo, VDE2, prendiamo questo qua, andiamo dentro e vedete, ma stai facendo una navigazione? Sì, sto facendo una navigazione, poi vi farò vedere con calma, per piacere, guardiamo sotto che qua, ecco, prendiamo il principale, VDE switch, cioè qua, VDE, ah, c'è la directory, allora prendiamo il VDE plug, lo spinotto di rete. Vedete che se io faccio clic qua, mi dice, vedete tutti i log che bisognava scrivere, che 4 mesi fa Shamash ha cambiato dalla versione 404, e qui siamo in SVN, c'è cioè la versione dell'intero progetto, quindi posso dire mi dai il VDE al 404 e dice Daemon è deprecato, quindi sta usando altre cose, ho fissato dei warning a tempo di compilazione. E poi io sotto che ho fatto? Ho spostato quella cosa da dentro questa applicazione dentro una libreria. E così potete vedere, potete vedere la storia di questo file. Se volete vedere il file, ovviamente potete vedere anche il file. Tra l'altro lo potete vedere a ogni versione. Se fate clic qua, view, vedete il file, quello che è ora. Se fate clic sotto vedete il file prima delle modifiche. Torniamo ora a quello di prima, a quella pagina di prima, questa, e prendiamo, sempre che non mi scappi il mouse, prendiamo questo comando e lo trasferiamo in questa finestra. Qui ci faccio, anzi, invece di prendere tutto, prendo solo, perché qui mi verrebbe fuori tutto, sia la versione trunk che le versioni dei branch, sia la versione, allora dico dammi trunk VDE-2, lo mettiamo in -2, quindi ho detto dammi solo la sottodirectory, do return, e questo lo potete fare voi, lo potete fare su questo progetto mio, su quello che vi piace, e appena CO è l'abbreviazione di call out, per andare in fretta a scrivere hanno dato anche
la possibilità di abbreviare, check out. Ecco che sta arrivando. Ok. A questo punto, se vado in VDE2, troviamo le solite cose, quindi vedete che c'è configurasi, quindi auto reconf-i, la barra spaziatrice è sempre un po' auto reconf-i, poi configure make e posso compilarlo. E se voi volete fare degli esperimenti con tutto il software che trovate su SourceForge, potete farli all'ultima versione in questo modo. Poi potete anche modificarlo, fare degli esperimenti per modificarlo. È ovvio che se gli amministratori dei progetti non vi hanno fatto non vi hanno dato il ruolo di developer dei progetti, non potete fare commit, vi tenete la vostra copia locale. Chissà se ho tutto su questa macchina, perché sto veramente lavorando sul portatilino, eh. Che fa quello che può come velocità. Ok, non ho trovato Python, dai, su. Va bene, non vi sto a fare make dopo, comunque credeteci che va. Adesso aspettiamo di arrivare in fondo che faccia crei i make file. Questo è un ripasso della lezione dell'altra volta. Sono gli ultimi, quando incomincio a guardare, ecco, quando sono ampi gli interi vuol dire che è finito. Come vedete di directory anche qua ce ne sono abbastanza. Se io faccio adesso sunif, mi dice è uguale a quello della che c'è là. Se io cosa mettiamo? Andiamo in cd source ls cd VDE plug, ok, per esempio aggiungo, visto che l'ho modificato anche recentemente, questo. Se io la faccio sunif, mi dice, guarda che rispetto alla versione che è pubblicata, la modifica è questa. Io adesso sono amministratore, potrei fare anche sun commit, anzi facciamolo, non succede nulla di male. Ah, mi usa nano, che non ho configurato l'editor. E potrei mettere, sì, potrei mettere il cambiato, aggiornato copyright. Poi qui devo fare CTRL X. Qui mi dice guarda che non hai messo nessun messaggio. Qui adesso facciamo abort. Se facessi mettessi il messaggio, mi andrebbe ad aggiornare il repository pubblico. Quindi gli altri sviluppatori, Shamash, la prossima volta che fanno update si trovano a questo. Ora proviamo che, poniamo che mentre io sto lavorando, anche
Daniel Linux piuttosto che Shaman, Shodok, uno dei membri del gruppo, stia facendo modifiche. Se quando va a fare il commit, il sistema si accorge che lui ha una versione non aggiornata rispetto a quella del repository, inizio è fermo. Prima fai update e poi fai commit. Quindi deve fare update. L'update aggiorna i suoi file locali con quelli remoti. Allora a questo punto ci sono due casi. Il caso fortunato in cui io ho lavorato su alcuni file e gli altri hanno lavorato su altri file e quindi riesco a fare l'update ed è compatibile con il lavoro fatto dagli altri, è fatto abbastanza bene, anche se abbiamo lavorato sullo stesso file ma in punti diversi del file, quindi non ci sono delle righe in comune fra le modifiche che ho fatto io e le modifiche che hanno fatto gli altri, l'aggiornamento è automatico. Se per caso ci sono righe condivise, a quel punto non sa più che cosa fare e vengono messe nel file delle indicazioni. Si notano perché c'è maggiore, 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 maggiore e la versione di uno uguale, 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 poi la versione dell'altro minore, minore, minore. A quel punto uno, vabbè, chi lavora a questi giochi sa programmare, va a vedere a mano come fare collimare le modifiche fatte dall'uno e fatte dall'altro e poi fa commit. Ok? Si possono fare tante belle cose. A me pareva di aver già fatto vedere questa cosa. Sì, no? No. Si possono fare vedere tante belle cose. Per esempio, guardate che bello questo. History VDA plug pipe more. No. S1N annotate, non punto C. E infatti ha detto vuol dire plug, dice stai attento che quello è un file che io non gestisco, ci vuole un attimo, due attimi, ed ecco che vedete ogni singola riga chi l'ha scritta e chi ha fatto l'ultima modifica alla riga. Quindi le righe fino a questo punto sono state scritte da Ludovico Garten in arte Carden nella versione 93, questa l'ho aggiunta io nella 404. Poi andate giù e vedete che quel Garden, varie versioni, in realtà non è vero che l'ha fatto Garden, perché la versione 93 è la versione in cui abbiamo deciso di spostare da CBS a S1N, quindi Garden ha fatto la porting a S1N. Quindi è poco divertente perché è tutto nella versione 93 o nella 404. Andiamo a vedere una cosa che abbia più storia, tipo nel VDA switch. S1N annotate VDA switch punto C. Questo progetto crea reti di internet virtuali, quindi c'è un programma che è lo switch virtuale, come lo scatolotto a cui si attaccano tutti i cavi di rete. C'è un altro, quello che avete visto prima, che è l'astinotto virtuale, che è attaccato allo switch virtuale. E dall'altra parte mettete macchine virtuali o macchine reali, oppure collegate degli switch che sono in funzione su macchine remote con un cavo virtuale. Vedete qua che ci sono varie versioni e c'è molta più storia.
SVN ha più o meno gli stessi comandi di CVS, man SVN subversion SVN help. Quelli sono i comandi che potete fare: add, cut, checkout, cleanup, commit, copy. Se volete copiare un file nella repository. Un'altra cosa che CVS, in quanto gestire il singolo file, non era capace di gestire bene, erano i file cancellati. Cancellando il file, siccome la storia dei file, si perdeva la storia. Invece SVN, se avete dei file cancellati, troverete nel repository una directory che si chiama attic, sottotetto, e dove trovate i file cancellati. E quindi ritornate indietro a una versione precedente, ok, e c'è un file, avevate un file che ora è stato cancellato, lui lo torna a prendere dalla soffitta e vi rimette il file, ok? Quindi è come, proprio come avere una macchina del tempo che vi consente di andare avanti e indietro. Ora va bene, delete serve per cancellare i file, varie cose, merge, perché un'altra cosa che si può fare, dopo ve lo faccio vedere per bene nel git, è creare branch, creare rami di sviluppo. State facendo questa applicazione e quindi la aggiornate perché avete degli utenti e non li potete lasciare a piedi, avete bisogno che l'applicazione funzioni. Nel frattempo però avete in mente delle nuove caratteristiche, delle nuove funzionalità che volete sperimentare se è il caso di mettere nell'applicazione o meno. Allora non andate a sporcare il codice che deve continuare a vivere di vita propria. Se l'utente vi dice che c'è un bug, dovete andare a fissarlo. Create un branch, spesso sono branch sperimentali, e li mettete le nuove caratteristiche. Poi ad un certo punto, se scoprite che è da buttare, cancellate il branch e testa finita. Oppure potete alla fine dire: oh che bello, questo vogliamo metterlo nella mainline, nel trunk. Allora dovete fare il merge fra le due cose e lì c'è la funzionalità di merge. Per guardare qual è il difetto di SVN, perché se hanno fatto qualcosa di più vuol dire che questo aveva un difetto, poniamo per assurdo, come se fosse una dimostrazione, che Linus Torvalds avesse deciso di mettere il kernel di Linux sotto SVN. Cosa significa? Che lui doveva tenere traccia sul suo server, perché è server centralizzato, di tutti gli sviluppatori al mondo che facevano qualcosa di sperimentare su Linux. O se no, se lo facevano in maniera indipendente, dopo non riuscivano più a fare merge. E quindi il punto critico di CVS e di SVN, di Subversion, è la centralità, il fatto che siano praticamente client server. C'è questo server e ognuno fa il client del server. È per quello che inizialmente il kernel di Linux era tenuto con un sistema di versioning proprietario che si chiama Mercurial. Infatti il comando di Mercurial è HG. Mercurial vuol dire mercurio, il simbolo chimico del mercurio è HG. Poi ovviamente questa cosa cominciava a associare anche Linux stesso, perché ha chiaramente la visione che qualsiasi tool venga usato nello sviluppo di una cosa così di valore come il kernel di Linux crea dipendenze.
Allora ha detto: sono un informatico, ho bisogno di uno strumento, lo strumento non esiste, lo faccio. Quindi Linus ha fatto un altro sistema di versioning completamente distribuito che si chiama Git. Mi raccomando, le pronunce italiane e le pronunce inglesi sono diverse. La G in inglese è sempre quella dura, Git, non JIT, come il programma di grafica si chiama GIMP, come... ok. Allora, andiamo a vedere Git. Git, non mi ricordo... Ah, potete andare a vedere, non vi ho messo dei lucidi perché, essendo un programmatore, se dovevo mettere, diciamo, la spiegazione, chissà se ce l'ho su questa macchina, man Git tutorial, qui non ce l'ho, andiamo su Maddalena, ecco, ha messo il tutorial di Git come pagina di manuale, perché così è disponibile a tutti. Comunque, lo stesso contenuto lo trovate, e lo trovate scritto in maniera più leggibile del font tipico. Se usate quell'URL lassù al posto di quello standard, per andare su Google, avete Google in inglese. Anche se il server italiano che vi risponde, lo vedete laggiù in fondo, go to Google Italia, se ne accorge che siete in Italia. Git tutorial. Questo legge meglio. Voi avete i lucidi lì? È passato il lucido? No, non avete. Guardo se è passato il lucido. Sì, è passato. Allora, qui dice come avere aiuto. Per usare Git, una cosa da fare è definire una volta per tutte chi siete, qual è il vostro indirizzo di posta elettronica, così non dovete tutte le volte metterlo e tutte le volte che fate una modifica la firmate, che come vi dicevo è una delle caratteristiche del software libero e degli strumenti collaborativi. A questo punto facciamo così, teniamo qua le istruzioni, di fianco facciamo gli esperimenti. Se vogliamo creare un nuovo progetto, facciamo in questo modo. Facciamolo. Adesso qui c'è il manuale, vado nello schermo a fianco, potrei anche fare un barbatrucco, in modo che ci sia l'uno e l'altro. Aspettate che provo, se io questa finestra l'ho fatto scivolare di qua, io mi trovo la finestra sopra il manuale, solo che è un po' troppo grande, solo che se la potrei provare a rimpicciolire un attimo, questo accetta, no. Va bene, quindi andiamo in barra tempo, no non ce l'ho qua, lo faccio, mkdir barra tempo barra so, mkdir barra tempo barra so barra git so barra git test cd là. A questo punto scriviamo un programma molto intelligente
sinistra, un punto e virgola opposto di una virgola, l'ho visto. C'è un punto e virgola di troppo qua. Ok, è un grande programma. Va bene. A questo punto devo dire, il bello di Git è che Git non ha serra centrale. Qualsiasi cosa potete fare diventare un repository Git. Come? Basta fare git init. E quindi ha creato il repository. Poi uno dice git add punto secondo me lo do già no git add e a questo punto facciamo git commit. Ecco, vedete, mi ha aperto una cosa e dice guarda in questa versione è aggiunto un file che si chiama hw.c. E dice new git test. Ok, quindi a questo punto ho creato un repository git locale. Anche qui basta mettere git, si assomigliano un po' tutti, basta fare git al posto di SUN, git diff, cioè non ci sono differenze. Se io faccio hw.c e metto sharp include standard.io.h open e faccio git diff, adesso mi dice guarda che è differente, sono state aggiunte due righe. E a questo punto posso fare git commit commit meno a, perché se no non lo fa git. Invece guarda che è stato modificato hw.c, sì, dico mettiamo al contrario sharp, no, attenzione che se mettete sharp viene eliminato, quindi sharp include add, abbiamo aggiunto un sharp include e quindi git, com'è, list git help com'è, git log, git log dice guarda che le versioni qua vengono identificate dalle loro chiavi hash, quindi questa è la versione. È stato fatto questo con questo tag e poi è stata fatta questa modifica con questo tag e così avete il log del cambiamento. Sì. Questo è il locale. Lo vediamo fra un attimo. Però per esempio già il locale potrebbe essere la maniera per collaborare sul progetto di laboratorio tra i componenti del gruppo. Vi mettete nella directory di lavoro, perché avrete una directory di lavoro. Ecco una cosa che non vi ho detto ancora quest'anno. Ecco cosa stavo dimenticando. Formate i gruppi. Ok? Quindi, importantissimo, me lo stavo scordando. Vi do una deadline di... Quanto vi serve? Due settimane? Per formare i gruppi, cioè trovatevi, il mio consiglio è
quattro persone massimo. Il mio consiglio è: trovate persone che abbiano il vostro ritmo di lavoro, quindi che per esempio che abbiano intenzione di dare l'esame nella stessa sessione perlomeno, in modo da non trovarvi sfasati. Se trovate persone con cui condividete più interessi, avete più modo di incontrarvi. Per esempio, tempo fa ho avuto successi da persone che venivano dalla stessa località e utilizzavano i viaggi in treno per discutere il progetto, no? Perché è un modo per incontrarsi. Poi vi dirò come fare, anzi vi metto sul minuto, come fare per costituire gruppi. Nella fattispecie mi dovrete mandare una mail con un formato specifico, dovete mandarla esattamente così, perché ci sono degli script che prendono la vostra mail, elaborano e creano automaticamente i gruppi. Se mandate la mail scritta in modo sbagliato, il gruppo non viene costruito, ok? Quindi non mercoledì prossimo, ma il mercoledì dopo i gruppi devono essere fatti, anche perché io non ho modo. Se lo scegliete voi in maniera democratica, scegliete i colleghi di gruppo che preferite. Se alla fine ogni tanto capita ci sono delle persone che rimangono senza gruppo, io unisco gruppi praticamente a caso, perché non ho possibilità di fare altro tipo di scelta. Comunque torniamo al nostro kit. Torniamo di là a vedere il tutorial che è fatto bene. Abbiamo visto kit, qui abbiamo visto le modifiche, ecco. Se volete aggiungere un file, per esempio VI makefile, e qui mettiamo hv.hv.c, e questo dovrebbe funzionare, perché vedete, perché è automatico, quindi un makefile vero, e quindi qui adesso ci sarà sia hw che makefile, ma hw non lo vogliamo nel repository, non mettete nel repository binari o gli oggetti, ma makefile sì. Quindi devo fare git add makefile. A questo punto, se torno a fare git commit meno a, dice adesso è stato aggiunto il file makefile. E così. Quindi adesso se facciamo git log, oh, adesso poniamo che un altro utente voglia lavorare su questa magnifica applicazione. Quindi per esempio creiamo l'utente 2. Quindi posso fare git check git pull, dico bene, barra temp barra so barra git test, si fa così, perso, andiamo a vedere. Ah.
Git clone è il primo da fare, git pull è l'aggiornamento, git clone. Clone. Ok. E vedete che qui ha creato di nuovo git test. Sotto git test c'è di nuovo questo. Quindi ne esistono due copie, questo è dell'utente 2 e quell'altro è dell'utente 1. Quindi anche questo faccio git log, vediamo che abbiamo, notate questa bella cosa, se faccio git checkout qua questo, c'è solo a capo.c, se faccio, perché sono tornati indietro nel tempo. L'idea di Git è che voi avete questa directory visibile su cui avete tutto, tutta l'applicazione che potete compilare, poi facendo checkout potete in questa directory farvi saltare fuori la versione che era un po' di tempo fa, se avete più branch potete dire adesso voglio vedere com'è il codice, e vi ricambia tutto il contenuto della directory ad essere esattamente quello che volete. Quindi quello è la prima versione ed è questo. Se io adesso faccio checkout al posto di questa versione, prendo, torno all'ultima che è questo, non era quella, era questa, sbagliato versione, ecco che è ricomparso anche il makefile, se avete possibilità di andare, pensate, e infatti c'è. Pensate se che bello per andare a vedere un bug. Avete una cosa che funzionava, poi sono state fatte tot modifiche, ora non funziona più. Come fate? Fate, voi conoscete il metodo dicotomico di ricerca? L'applicate al bug. Fate la dissezione e c'è la tool per fare la dissezione, cioè quando va, quando prima funzionava, ora non funziona più, cominciate a dissezionare, dice andiamo a vedere la versione nel mezzo, se lì funzionava vuol dire che possiamo eliminare tutte le modifiche che ho fatto prima e guardare solo da questa dissezione fino alla versione attuale dove ho introdotto i bug, se no guardo nella metà prima e così via e trovate quale, in quale aggiornamento è stato introdotto il bug. Se avete un file, un makefile, ovviamente non conta nulla. Ma pensate a trovare, è stato usato poco tempo fa su, io uso Ubuntu Linux, che è una, con una versione del kernel Linux che funziona con l'applicazione. Ok, ci vuole un po' di tempo perché tutte le volte c'è da ricompilare il tempo. Tra l'altro i makefile sono curvi, quindi voi cambiate i file, quando andate a fare make, se accorgete quello che è variato non state a ricompilare tutto. Però ci vuole del tempo, perché non è banale un intero kernel. E senza questo sarebbe veramente cercare un po' un ago in un pagliaio. Qui siamo nell'utente 2. L'utente 2 poniamo che quello di prima, che è quello originale, sia il kernel di Linux gestito da Linus, che fa tutte le sue modifiche così. Io faccio, non prendiamo me, prendiamo Andrea Cantori, fa modifica al kernel, ha la sua copia locale, lavora,
E ad un certo punto vuole dire, lavora, facciamo una modifica. La modifica fantastica fatta da Arcangeli è questa. Released under GPL versione 3. Ok, quindi adesso si è fatto a fare git nif è questo, ma se vado a fare, attenzione, io ho fatto clone, quindi sono due repository git. Se vado a fare git commit meno a, ok, se vado a fare git commit meno a, me l'ha messo nella storia git log, nella storia della copia dell'utente 2. Ok? Se io vado nell'utente 1, cd barra vedete che qui no, facciamo così che è più chiaro. Vedete che qui c'è emit file day, ma la license comment non c'è, quindi la versione principale non ha, perché sono distribuito. Allora Arcangelo scrive a Linux: guarda che io ho fatto quella modifica e la trovi sul mio repository. Allora ci sono vari modi per fare, ci posso anche prendere temporaneamente per vedere come ho fatto senza andare a cambiare il proprio repository, ma lo vedete dal manuale. Ad un certo punto si può vabbè, fetch, sì, si può prendere la modifica, quindi il problema è che ho, siccome lo schermo che ho qua è più piccolo come risoluzione che quello che c'è là, qui è demoltiplicato, è ridotto, ogni 4 pixel là è uno qua, allora basta toccare il mouse che mi scappa da una parte e dall'altra. Git fetch barra temp barra so barra git fetch barra temp barra so barra utente 2. Ok, e adesso git log perché non me l'ha fatto? Perché non l'ha fatto nel fetch head? Ha fatto un branch git branch master, non me l'ha aggiornato perché perché avevo fatto quello che avevo detto che avrei fatto dopo, cioè vi ho fatto la copia per dire mettilo nella, accettalo qua, dovete fare così. Allora a questo punto
vedete che non va. Vabbè, proverò adesso, non ho. Comunque, prima prima il vostro collega mi chiedeva su, torniamo a su Source, andiamo a vedere la versione 3 del nostro progetto che è gestita sotto Git, e come per SVN c'è il comando per prendere. Torniamo in develop. Con calma, che piacere, adesso arriva. Code. Adesso appena arriva, ecco, se volete prendere questo è quello che dovete mettere al clone. Quando mettete git clone, mettete quello e vi arriva clonato tutti i repository da git che c'è là. Poi potete lavorare. Ma capite la differenza? Mentre SVN voi siete dipendenti da quel server, clone avete fatto una copia locale. Una volta che avete fatto clone potete modificarla. Se fate pull, aggiornate la vostra copia da quello che era stata la vostra sorgente. Voi potete essere a vostra volta sorgente per altri. Per esempio, Andrew Morton fa dei kernel sperimentali che hanno sempre il suffisso meno mm. Andrew Morton ha il suo repository git che è staccato da quello di Thomas. Prende, fa pull per avere gli aggiornamenti, però la gente che usa o modifica ulteriormente il kernel di Morton ha fatto clone da quello di Morton e continua ad aggiornare quello di Morton. Ok? È un'ottica distribuita. Vi faccio vedere un'altra cosa utile. Come faccio a farvela vedere? Senza vabbè, non penso di avere grandi segreti, o se no andiamo da qua. Ne parlavo prima, ho detto di questo, ne parlo dopo. È l'ultima cosa che faccio prima della pausa. LKML è la Linux Kernel Mailing List e potete andare a vedere, questi sono gli archivi. Ecco, Andrea Arcangeli, guardate, è lei che ha appena mandato una patch. Update footex, guardiamo questa patch che ha scritto Arcangeli. È fatto così. From, notate che c'è scritto patch 7 di 66. Spiega cosa fa questa patch. E poi ovviamente firma, dice sono responsabile io di questa patch, e dice l'ho fatta vedere e me l'hanno controllata questi due, quindi cioè
chi ha detto la patch e chi l'autore e il garante. E poi vedete questo if meno meno git, lui ha fatto da lui git diff e è saltato fuori come vi ho fatto vedere prima, qui ovviamente sarà più ampio, salta fuori il file di differenze, ok? Le righe cancellate, queste. E uno dice, che cosa te ne fai di una cosa del genere? Si usa in questo modo. Ora, prendiamo sempre il nostro file. Questo. E... ma facciamo da qua, facciamolo prima separatamente, poi ve lo faccio vedere anche da qua, hardware.c lo spostiamo punto punto e poi creiamo vicp hardware.c hardware2.c, ok? Adesso vi hai hardware2.c e facciamo una modifica. New comment, poi ad esempio per fare una modifica questa graffa la mettiamo lì. Se fate il comando diff oppure git diff e quindi tirate fuori un file, metto un po' di parametri utili solo per avere un dettaglio maggiore, vedete vi salta fuori una cosa fatta in questo modo, dice sono state tolte due righe. Queste sono quelle che vengono chiamate patch. La patch, la pezza, è un file che contiene le cose da modificare, un po' come la pezza in una stoffa è la modifica da fare per rimediare al guaio. Se io però riprendo questa patch e la mando per posta, e poniamo che da qualche altra parte nel mondo un altro avesse prima hardware.c hardware2.c cd user 2. No, va benissimo, guardate, è lo stesso CP, perché tanto la pezza, perché volevo fare questo ma ho sbagliato il comando, quindi ho hardware.c che è quello vecchio, ok? Se io faccio patch, proviamo minore punto punto barra patch, l'ha rappezzato seguendo l'indicazione della patch, vedete che l'ha modificato come diceva la patch, quindi la patch vi dice le linee d'aggiunta, le linee togliere, è come un'indicazione di editing automatico, in modo che voi mandate solo ciò che è stato modificato e dall'altra parte cambiano nello stesso modo i file in maniera da applicare le modifiche che avete fatto, ok? Quello che ha fatto Arcanti, l'ha mandato la patch e così chiunque abbia voglia di applicare quelle patch basta solo che prenda la mail e la metta in input a patch e viene fatta la modifica, ok? E questo sospendiamo per 10 minuti, poi dopo parliamo della libreria C. Thank you.
quello che prima non vi ho detto, che stavo guardando, era la missione delle branch. Se ad un certo punto volete fare una branch sperimentale, basta dire così: git branch git branch vi dà l'elenco, è subito sopra. Git branch experimental e create la branch sperimentale, oppure git branch stack e mettete un tag. A questo punto, se fate git branch, vedete che avete le due branch, una che si chiama master, quella normale si chiama master, e quella sperimentale. Come prima facevamo, vi ricordate che facevamo checkout e andavamo avanti e indietro nel tempo, potete fare git branch master, git branch sperimentale e le passate da una versione all'altra. Tra l'altro, un'altra cosa importante che vi devo dire su git è il tag. Ora, ovviamente, ogni singola variazione ha queste chiavi di hash che identificano la versione. Però ogni tanto gli sviluppatori vogliono dare un numero di versione a quella versione. Se arriva la prima versione che fa qualcosa, uno la chiama versione 0.1. Git gestisce queste cose con dei tag che sono degli alias a quei numeracci che sono i hash. Se voi etichettate, adesso vedo dov'è nella nel manuale, dov'è? Ecco, vedete che fate git tag e mettete un numero. Potete anche evitare di mettere la hash finale se è la versione attuale, oppure se volete dare un numero di versione a una versione vecchia dovete mettere il numero. E a quel punto in poi, senza ricordarvi diciamo il numerone, potete identificare quella versione con il numero di versione. Ok, la cosa che non vi ho detto prima sul branch, che vedo ora, se avete fatto un branch potete ad un certo punto, vedete il merge sperimentale, fate tutte le variazioni, a questo punto avete due scelte alla fine di questo branch sperimentale: fare merge, vedete, andate sulla versione principale master e dite merge experimental, tutte le modifiche che avete fatto sul branch sperimentale vengono riportate sul master, e a questo punto dopo potete fare il meno D per cancellarlo. A questo punto, se avete fatto meno D experimental, git branch meno D, cancellate sperimentale. Meno D piccolo, cancellate la versione che della quale è stato fatto merge. Quindi cancellate una cosa che non serve più perché è già entrata nel mainstream. Se provate a fare meno D piccolo di una versione che non è da abbandonare, vi dice errore, guarda che non l'abbiamo, non è stata portata altrove. Per cancellare una versione, proprio per abbandonarla, per buttarla via senza dimenticarla, dovete fare di grande, vuol dire avete fatto un'idea che lo chiama crazy idea, avete provato un'idea folle, non vi è riuscito, non fate merito, ovviamente con il di grande dimenticate di aver fatto questo esperimento. Capita anche questo, e bisogna sperimentare, se no. Il bello di Git è che se anche fate un branch, sperimentate, andate a, in Bologna si direbbe, ciattinare con i file, e incasinate tutto, buonanotte, tornate indietro e tornate alla versione, avete fatto un branch sperimentale,
Buonanotte, tornate alla versione stabile e ricominciate da lì. Ok, ho trovato oggi un documento carino, per quanto questo è il sito del corso, che spero che ogni tanto vi sia di ispirazione. Fra i vari materiali vi ricordo che c'è la documentazione libera, e nella documentazione libera ho aggiunto oggi questo, che è un testo molto spartano ma molto molto interessante. Seguiamolo velocemente, perché come vedete vi fa c'è un next da qualche parte, bisogna andare avanti capitolo per capitolo. Introduction, guardiamolo tutto velocemente. Ah, bisogna andare avanti e indietro. Ok. Cosa? Ah sì, la vedo lassù. Ok, qui vi dice quali sono i caratteri che il C riconosce letterali. Spesso sono utili il new line, character turn, il tab, e comunque potete sempre mettere, l'abbiamo visto, caratteri in esadecimale o in ostale. Queste sono le keyword del linguaggio, vabbè, qui vabbè, questo è il linguaggio. Volevo andare verso le funzioni di libreria. Forse è meglio andare direttamente all'indice e andare alle funzioni di libreria. No, non questo indice, ma il table of contents. Ecco, assert, questo ve l'avevo già raccontato, comunque la conoscente del potente. Avete queste dichiarazioni assert, se voi mettete nel vostro codice assert con dentro un'espressione booleana che rappresenta un invariante del programma, durante l'esecuzione viene controllata, e se l'espressione dà valore falso viene bloccata l'esecuzione con una segnalazione. È vero che consuma tempo a fare questa cosa, però è molto utile per debug. Se voi in un include che includete in tutto il vostro programma, oppure con il meno di grande del compilatore, accendete la stampante ndebug, accendete la stampante, la costante ndebug, e se anche per me, le assert diventano commenti, e quindi non perdete nulla come tempo di esecuzione, ma potete sempre, se il programma si comporta in modo strano, riaccenderle ricompilando il programma per vedere dov'è che viene invalidato un invariante nel vostro programma. Per esempio, vedete qua, open record prende una stringa, e perché il codice funzioni bene la stringa deve essere diversa da null, se no si pianta tutto. Se non avete messo l'ndebug e arriva lì e la stringa è nulla, non solo si ferma, ma vi dice stai attento alla riga X del codice, perché qui è avvenuto che l'invariante non è stato specificato, non è stato verificato. Hmm.
La C-Type, vedete, ha tante funzioni booleane che servono, in realtà sono delle inline, delle funzioni macro, che servono per fare i controlli se un carattere è alfanumerico, è un carattere di controllo, un numero, è un carattere grafico, è minuscolo, è maiuscolo, si può stampare e così via. E poi ci sono to lower, to upper, che sono le funzioni che prendono un carattere e lo trasformano in maiuscolo e minuscolo. R number c'è una cosa che appare come una variabile globale, però come vi ho detto già non è una variabile globale, che si chiama ERRNO, contiene il numero dell'errore che è stato riscontrato nell'ultima system call chiamata. Quindi se una system call fallisce, se andate a vedere ERNO, vedete che cosa è successo. Per esempio, e lo vedete anche se prendete il manuale MAN, che ne so, 2 RED, questo è l'assistant call per leggere un file, la studieremo quando studiamo l'assistant call, ma vedete, dice che cosa fa, cosa ritorna, in caso d'errore questa ritorna meno 1, e vedete queste costanti che vedete qua, che sono in realtà dei numeri, e gain, e bet, f, e fault, e int, e inval, sono valori numerici che trovate in RNO. Ok? Spesso le vedete, ma non sapete che spesso sono i valori dell'RNO. Avete mai visto, non so se adesso ci sono dei sistemi in italiano, però no such file or directory è una scritta che vi dice qualcosa? No such file or directory è la traslitterazione di enoent. L'errore enoent ha una traslitterazione. Infatti se fate man 2 open, tenta di aprire un file, no, questi non sono gli errori. Dov'è? Eno dev, eno ent. VI slash user include ASM generic erno base.h. Ecco, vedete? Questo è il file che ha i vari errori. Notate che l'enoent corrisponde al numero 2, di fianco c'è il commento che dice che cos'è. E quindi uno dice, se succede un errore si può guardare il valore di RNO e capire che cosa è successo, ma è un po' scomodo. Allora non c'è qua. Ci sono due chiamate no, ho sbagliato questo man 3 p error. P error, voi mettete una stringa e quella stringa non è la stringa dell'errore, quella stringa è la stringa che identifica il programma. Se voi fate p error con che ne so mio programma, quando avete un errore in output scoprite mio programma due punti non such file of directory, ok? Perché legge il valore di R number e
Voi dovete dire la stringa da mettere prima dei due punti, che serve per sapere dov'è che è successo l'errore. E poi vi mette di seguito la traslitterazione dell'errore. Oppure, cioè, se volete gestire voi l'errore, avete str error vi dà un char star, vi dà la stringa corrispondente all'errore. Poi fate printf, quello che volete, avete la stringa dell'errore. Ok, quindi questo è l'errNumber. Vi ripeto che non è una variabile globale, perché in realtà POSIX prevede sistemi multithread. Quindi se ci sono più thread in esecuzione, ognuno fa il suo system call, l'errore è relativo al thread. Quindi voi lo utilizzate come se fosse una variabile globale, ma in realtà è una variabile propria di ogni thread. Non è che se fate la read nel primo thread e contemporaneamente in un altro thread fa una open, la open è andata bene, vi sovrascrive l'errore che aveva fatto la read. No, funziona bene. Ma questo non lo vedete. Voi usatela pure come se fosse una variabile globale. Ma da informatici sappiate che non è vero. Float.h serve per il floating point, vabbè, vi dà il range dei, vi dà delle costanti che vi dice quant'è il minimo e il massimo dell'esponente e dei dati che potete avere con i log, con i floating point. Questi limits.h sono i limiti che potete, che avete. Quindi se avete numero di bit in un byte, qual è il carattere di valore segnato di valore minimo, qual è il carattere segnato di maggiore valore massimo e così via. Short minimo, short massimo, int minimo, int massimo, lì dipende dalla macchina che avete ovviamente a disposizione. Andiamo su cose interessanti. Ecco, locale serve per, è relativo a delle costanti che sono diverse nazione per nazione. Per esempio, ci sono delle costanti che indicano se si usa il punto decimale, la virgola come separatore di migliaia, il punto come separatore di migliaia. Qual è il simbolo monetario locale? Da noi sarebbe euro, in altri paesi sarebbe dollaro e così via. Potete settare la località e convertire fra località diverse. Matematico, e qui andiamo su cose più meno orientate a configurazioni particolari. Queste sono le funzioni matematiche che avete a disposizione: funzioni trigonometriche, funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche, e ci deve essere, non è qua il rand. E qui avete le varie funzioni. Questa è una cosa che dovete sapere che esiste per da non usare mai. Set jump e long jump serve per fare salti fra funzioni diverse. No, è un go to, ma non è neanche un go to all'interno della stessa funzione. È un go to di punti completamente diversi del codice. Una cosa che, se la vedo in giro, vedete? Lì c'è il main che setta un valore di un salto e poi chiama una funzione che salta in quel punto là, cioè salta la decima funzione di nuovo nel main. Cioè è un suicidio.
Signal la vediamo poi nelle system calls per mandare segnali. Ecco, questo è importantissimo. Voi in C potete, con questa libreria potete fare le funzioni con numero variabile di parametri. Avete in mente la printf? La printf potete, è una funzione che ha un numero variabile di parametri. Volete scrivere una cosa simile a printf? Come fate? Così. Ci sono delle macro, non sono le, che sono fatte in questo modo. Secondo me la cosa migliore è vedere l'esempio in fondo. Voi avete le funzioni a numero variabile di parametri, hanno sempre una parte fissa e una parte variabile. Allora, almeno un parametro deve averlo, perché da quel parametro voi dovete calcolare quanti sono gli altri parametri. Nella printf, ad esempio, conta quanti per cento qualcosa ci sono nel formato. Qui ad esempio abbiamo fatto una funzione che somma un numero variabile di parametri. C'è una stringa che verrà poi usata nella stampa, c'è un numero di argomenti seguito da un numero variabile di interi. Ma qui voi scrivete la testata, scrivendo è una somma, è una stringa, il numero degli argomenti e puntini e puntini. Vuol dire qui ci sono altri argomenti, zero o più. I puntini possono anche essere zero argomenti. Qui c'è un esempio di chiamata, perché la somma di 10 più 15 più 13 è, poi dice gli argomenti sono 3, 10, 15 e 13. All'interno, come fatto, dovete definire un oggetto di tipo WhoList. Come fatto non vi deve interessare, ci pensa la libreria. A questo punto voi dovete dire WhoAstart, cioè la parte variabile parte da subito dopo questo argomento, usate AP e mettete l'ultimo argomento fisso, e quindi lui si configura a leggere gli argomenti in numero variabile dal successivo in poi. Poi li leggete una alla volta con WhoArg. WhoArg, prendete sempre API che è una sorta di descrittore del numero variabile di argomenti, e dovete dire che tipo è. Quindi pensate alla printf, quando voi dite %d va a prenderlo come intero, se dice %s lo va a prendere come un char star, ok? È un intero, fa la somma, alla fine stampa e dovete dire ho finito di leggere gli argomenti. Avete a disposizione la chiamata WhoStart, WhoEnd, e ci dovrebbe essere WhoArg, e qui se ne è scordato uno che è WhoRestart, cioè è possibile anche tornare da capo se dovete ripassare. Man var arg vua start, ok, vua end, vua copia, no, fate, lo chiudete e lo riaprite. Allora andiamo a vedere il prossimo capitolo, standard def. Cos'è standard F?
Interessante qua è l'offset off. Se avete un campo all'interno della struttura, potete sapere quant'è la differenza in byte dall'inizio della struttura. Offset type e membro. Vedete lì, all'interno della struct user, guardate level dove è collocato all'interno della struttura. Andiamo al, questo è proprio il modulo principale, standard input output. Il C ha la sua libreria di input output, che sarà diversa da quello che si usa come system call. Quindi la libreria C ha all'interno il codice per prendere queste chiamate e trasformarle nella system call della macchina corrispondente. Ci sono quelle macro lì. In particolare notate che vengono definite tre macro che si chiamano standard input, standard error, standard output. Questi sono macro di tipo file star e abbiamo varie funzioni, tante. Nullo, l'abbiamo già visto, viene usato come puntatore nullo. Importante è il tipo file, file scritto tutto maiuscolo, è per la libreria C il descrittore di un file. Tutte le funzioni della libreria C che accedono ai file, la maggior parte, hanno prefisso F, non tutte, la maggior parte, alcune. Perché passi dalla F close? Dovrei partire dalla F open. Vai in ordine alfabetico? Ah. F open serve per aprire un file. Vedete che dovete dare come parametro il nome del file e poi dovete dare come secondo parametro un'altra stringa come volete aprire il file. R, W, è chiaro, lettura, scrittura, potete anche scrivere R, W, perché se volete leggere e scriverlo. Se mettete solo W, se c'era già un contenuto precedente, al momento in cui l'aprite, cancella tutto il contenuto precedente. Append mode vuol dire che volete sempre scrivere alla fine. Non è uguale a aprire il file, saltare in fondo e scrivere, perché se voi dite che il file è aperto in append mode e più processi hanno aperto lo stesso file, i vari processi stanno attenti gli uni quelli che scrivono gli altri e aggiungono. Se invece prendete il file, saltate in fondo e scrivete, e questo lo fanno più processi, si solo scrivono fra loro, ok? Se uno usa questa funzione qui assieme alla fscanf, il cursore non è abbastanza, cioè a parte di uno spazio bianco di automatico oppure ognuno ha il suo puntatore, ok? La pen mode, quando uno fa la scrittura, quando uno fa la scrittura ed è in append mode, questo corrisponde a seek, cioè salta in fondo al file, e il fondo è quello attuale, anche considerato quello che hanno scritto gli altri, e scrivi, e queste due operazioni sono fatte in maniera atomica. E ormai lo sappiamo cosa significa fare in maniera atomica. Ok. Ok. Per una volta che avete aperto un file, lo chiudete con fclose. FOF test selling file. Fgetpos vi dà la posizione attuale all'interno del file. Fread serve per leggere da un file, ma leggere un intero buffer.
Perché avete tre possibilità di leggere da un file. Avete la possibilità di leggere un carattere, una linea, oppure un buffer. Questo è il buffer. Sono in ordine un po' sparso perché sono in alfabetico. FROpen serve per riaprire un file. E uno che se ne fa di riaprire un file? Vedete che c'è un file name moto e c'è un file aperto. Per esempio, e questo è l'uso che se ne fa normalmente, per esempio quel file già aperto potrebbe essere standard output. Quindi facendo la FROpen di un file su standard output significa ridireziona l'output. Da ora in poi, siccome ho riaperto come standard output quel file, tutte le printf che farò andranno sul file non più in output. Lo stesso potete farlo con standard input o standard error. Vi ricordo che in Unix avete tre file standard, input e output, e poi avete il file error, dove vengono mappati gli errori. Questo perché se fate delle ridirezioni o fate delle pipe, raccomandi, sarebbe un grave errore che la segnalazione di un errore andasse in mezzo ai dati. Se ridirezionate non vedreste l'errore, e se fate pipe addirittura verrebbe rielaborato come se fosse un dato, e quindi gli errori vengono messi in un file diverso. FSIC serve per spostarsi all'interno del file. Prego. Scusi, avrei una curiosità. Come fa il C a rendere più nelle istruzioni atomiche? Prima aveva detto che con la funzione con la append mode esegue la SIC e la scrittura la fa atomicamente. Come fa il In realtà la libreria C, quando lei fa la FOpen in quel modo, chiama la open, cioè la system call, in modalità append. E quindi quando va a fare la scrittura va a mappare la write, che è una system call. Quella system call sa che è in modalità append, e quindi questa atomicità la fa in kernel. Quindi la libreria C non crea atomicità, semplicemente ha forwardato, ha passato l'atomicità che gli viene dal kernel con l'altra interfaccia. Ok, FSIC serve posizionarsi all'interno del file. Dovete dire il file che volete posizionare, a quale scostamento e a partire da quale punto. SIC set, dato il numero di caratteri all'interno del file. SIC third, dalla posizione corrente, e quindi lo spostamento può essere positivo o negativo. SIC end, lo spostate alla fine del file, oppure potete mettere uno spostamento negativo o positivo. Se fate uno spostamento positivo, fate, quando andate a scrivere, create un buco dalla perfetta posizione del fine file fino al nuovo punto dove scrivete. Quando lo andrete a rileggere, dalla vecchia posizione di fine file alla nuova, trovate tutto il vero. Ok? Va bene, questo è equivalente a quello sopra. F-Write per scrivere. Remove serve per cancellare un file. Rename serve per rinominare un file. Rewind serve per ritornare all'inizio di un file. Ecco, set buff, potete, quando voi fate il printf, quando voi usate la libreria C, tutte le comunicazioni sono bufferizzate. Beh, significa, voi scrivete, ma se fate una printf non viene subito mandata come system call, ma viene bufferizzata. In realtà, se è testo quello che scrivete, se non è binario,
se è testo, al primo end online, al primo capo, viene mandato veramente. Lo potete vedere. Abbiamo ancora il nostro meraviglioso work to share. Sì, penso sì. Meno HU. HU questo. Grazie. Ok, questo potete pensare cosa fa. Ora facciamo una bella cosa. Con quello che avete visto prima fate la VA
definite la vostra baracca e fate un nuovo start. Quindi avete a disposizione l'oggetto numero variabile di parametri, passate come parametro qui. E quindi potete fare una funzione che ha numero variabile di parametri e invoca con i suoi variabili numero variabile, no, i suoi parametri numero variabile, la printf e la printf e la printf sono la stessa cosa fatta con il numero variabile di parametri. Questi sono i parametri di formattazione, scanf è virtuale, serve a leggere da uno stream tramite un formato FHC legge un carattere, un solo carattere da uno stream. FHS legge una stringa da uno stream, una riga da uno stream. Notate però dovete dire quanto è anche il buffer, quindi se il buffer è grande a sufficienza viene messa l'intera riga, se il buffer non è sufficientemente ampio si mettono il numero di caratteri che sta nel buffer. F.C serve a scrivere un carattere, F.S scrive una riga. Get.C prende il prossimo carattere da uno stream. Get char è come get c standard input, prende un carattere dallo standard input. Ecco, questa funzione qua, la getest è una lista, sarà una riga da standard input. La getest è una funzione, come si dice, famigerata, sapete cosa significa famigerata? Famosa nel senso negativo. La FHS ha creato un mare di problemi. Perché? Perché legge la standard input nel buffer e non ha limitazioni. FHS ha creato un sacco di problemi cosiddetti buffer overflow. Quindi se leggete una variabile e la riga in input è più lunga del buffer, non si ferma, continua a leggere, scrive nella memoria successivamente fino a che non c'è la capo. È una funzione da mai usare, la getTest. Infatti non è un compilatore, lo dicono anche, se ho provato a usare la getTest di dando warning, dicendo guarda che è una funzione pericolosa. Per la getTest, un famoso web server proprietario è risultato attaccabile da vermi tipo Cotorengo, è un famoso database management system, è rimasto attaccato da un verme chiamato Slammer. Per esempio le poste italiane si sono bloccate per un'intera giornata per questo. Basta una funzione italiana si fa due danni per bene. Ma non solo per questo, ma perché anche niente per un programmatore ignorante che l'ha usato. Le funzioni da solo non fanno danni. Ora non capisco perché. Oh, il video là non è quello che ho fatto quello qua, però non so più di niente. QC serve per scrivere il carattere, QCHAR scrive il carattere standard. Ecco, questo è simpatico.
ADC. Avete preso un carattere, l'avete guardato, non vi piace, lo rimettete indietro in modo che il prossimo che legge rilegge il carattere che voi avete già letto ma che vi siete pentiti di aver letto. E in realtà c'è un buffer, quindi lo rimettete. Avete consumato il carattere buffer, lui torna indietro e lo fa rileggere. Chiaro, qua lo metto qua a vedere gli errori. Quindi se con la libreria ci volete accedere a fare, queste sono le funzioni. Standard link cos'ha come interessante. Ci sono alcune funzioni come ad esempio un puntato della scanf, dove la messa scanf A, Q, F significa quello che trasformare un intero una stringa in floating point, oppure A2I, alto print, serve per trasformare una stringa in intero alto QR, stringa un pezzo di stringa, dite da dove a dove lo volete mettere a log o a side log. Questa l'abbiamo già vista, sì, nei interlocutori, sì, ma log, dal log è quanto frame, che serve per allocare memoria. L'area di lock sia abbastanza grande di memoria, attenzione, può spostare il puntatore, quindi può spostare la posizione, quindi il puntatore è il punto di blocco. Così cos'è la C-Allock? Cosa? C-Allock. C-Allock, pensavo di aver fatto vedere, è un altro, sì, è un altro allocatore, è un altro, è più alla M-Allock, ma è fatto per vettori, quindi dite quanto è ampio un elemento e quanto elemento volete. Non dice, ma faccio la moltiplicazione io, fa una cosa in più. Mentre la M-Allock e la memoria Spock, avete i dati dell'ultimo che avevo usato la memoria, la CIA non si preoccupa anche di azzerarla. Quindi di solito il poco che uno abbia, diciamo, faccia fare una modificazione e l'altro no. La vera differenza è che uno la memoria sporca e l'altro la memoria pulita. E quindi per te la devo usare, anche io so fare. Se dopo vogliamo fare un'altra, se la fate vedere, hanno fatto la migliore routine per pulire la memoria. Quindi se c'è qualcosa di libreria è ben giorno. A volte serve per fare terminare immediatamente il programma. Ecco, questo è interessante. Exit e exit può essere, esiste una system call che serve per terminare un processo che si chiama underscore exit. La system call si chiama underscore sottolineatura exit. L'unico modo per terminare il programma, un processo, è chiamare l'underscore exit. Voi direte, ma il mio hello world non aveva la exit, come fa a finire quel processo? Quando voi create l'eseguibile, non è che la prima istruzione del programma che viene eseguito sia la prima istruzione del main. In realtà nei file di configurazione del linker c'è un buco, cioè una funzione esterna che si chiama start, che chiama il main. E quindi quando il main esce, è una funzione come tutte le altre, ritorna il controllo alla start. Quando pensate che sia l'istruzione dopo all'uscita
del main, exit. La exit, ma senza l'underscore, questa. Che differenza c'è fra la exit di libreria e la exit della system call? Normalmente, nel caso normale, una chiama l'altra. Voi chiamate la exit senza underscore e chiama la exit con l'underscore. Però voi nel vostro programma potete mettere, potete aver chiamato quelle funzioni sopra che si chiamano addExit. Cosa sono? Si dice, cara libreria, io ho creato delle strutture dati. Prima di terminare, chiami questa funzione per mettere a posto le cose, per esempio per chiudere bene il file. Per... Quindi se lo chiamate la exit, quella senza underscore, vengono chiamate tutte le exit che avete stabilito e poi si chiude. Se invece chiamate l'underscore exit, spostate direttamente e rimangono i file ordinati. Ok? Se avete, non vengono chiamate le strutture. Quindi vedete, voi potete mettere, mettere le varie et exit per e ognuna mettete un puntatore alla funzione al fine che verranno chiamati in ordine inverso, perché ovviamente se nel fare le cose avete detto prima faccio questo e questa è l'autodeterminazione, poi faccio quest'altro, questa è l'autodeterminazione, magari la seconda dipende dalla prima, quando chiudete vanno chiusi in ordine inverso. Ecco, ma la exit sostituisce delle altre close o bisogna comunque chiudere i file? Allora, i file vengono chiusi per conto loro automaticamente, non rimangono, però per esempio nella logica della sua applicazione lei può avere un buffer di memoria e prima di terminare lei vuole prendere questo buffer e salvarlo nel file, perché sennò la cosa è quella che la prossima volta deve... lei può mettere una get exit che fa esattamente questo. Questo le consente di non dover lei ricordarsi non è tutto del programma, dove il programma può uscire, mi devo ricordare di fare una determinata azione, perché ci pensa da solo. Magari lei ha solo scritto una libreria, il main non è sotto il suo controllo, quindi qualcuno usa la sua libreria che ha fatto questa chiusura, e se non ci fosse questo lei dovrebbe dire all'autore del main: guarda che per usare questa libreria quando esci devi fare così, è scomodissimo. Invece uno dice fai come esci, perché tanto c'è prevista la chiusura. Che tempo? Esistono delle variabili, le vediamo quando studiamo le sharp, che sono variabili di environment, sono variabili che sono in realtà solitamente delle stringhe tag costante uguale valore, e uno le possa usare nei propri programmi per determinare variazioni nel funzionamento. L'esempio che tengo con un tag trovate il valore, per esempio ho fatto un programma che decide l'ampiezza del buffer leggendo la variabile di environment buffer, oppure se non c'è la variabile di environment buffer è una costante meno di 4. Con che termine basta vedere se qualcuno aveva definito la costante. System serve per eseguire un comando, è una cosa che sarebbe, non è pericoloso, è anche pericolosa, è meglio non usarla, perché intanto è pesantissima, perché quando voi fate partire dallo sistema in realtà questa lancia una scelta e vi lancia un comando, quindi avete un intero processo di scelta e viene lanciato. È pericolosa perché? Proprio perché usa la scella, anche qui ci sono stati tanti attacchi sullo sistema. Come usa la scella? La scella usa path, no? Ponete un programma di sistema che usi la system, un programma che per esempio vuole usare, chiama la system perché pensa di modificare un file. Io e chiama un comando che si chiama modify. Io cambio il path in maniera che invece di trovare la modify che vuole lui, chiamo un'altra modifica
fai, in realtà per esempio è un quindi io lancio questo programma del sistema e mi trovo un shadow root. Non male. Quindi il system è un'altra cosa che è bene non usare. Vedremo quando studiamo il system call come si lanciano le esecuzioni in modo sicuro con il system call. Vabbè, vai in search result, sarà un file di ricerca di TikTok o di Microsoft, l'abbiamo visto. Valore assoluto, divisione intera, valore assoluto per la volta, rand, da valori casuali, random. E se volete mettere, far partire il generatore da un seme casuale, usate srand per inizializzarlo. Una cosa che si fa spesso è di prendere l'ora attuale, una volta si prendeva l'ora attuale e si usava come seme per la generazione di linee casuali, però è ancora troppo poco casuale, ok? Il modo normale di Unix per memorizzare il tempo è il numero di secondi dal 1 gennaio 1970 e quindi nell'arco di un secondo io potevo indovinare la sequenza dell'arco. Allora adesso si tende a sommare l'ora attuale in secondi con l'ora attuale in microsecondi. Quindi devono proprio essere uguali al microsecondo per riuscire a indovinare la sequenza. Vabbè, questo è purtroppo. Stringa, ecco un'altra parte che secondo me è molto importante sulla funzione di stringa. E non solo. Vedete che esistono, parliamo della lista, esistono due set di poteri e funzioni, alcuni che cominciano con man e altri che cominciano con store. Quello che comincia con man serve per fare le operazioni su blocchi di memoria, però non si calcola, non ha nessun valore, non ha nessuna importanza se ci sono degli zero. Mentre invece se fate tutte le funzioni che cominciano con str, lo zero alla fine frega. Quindi memchr cerca il carattere della stringa e ritorna il puntatore di dove è il carattere della stringa. Questo confronta nella stringa, nella memoria. Questo confronta due aree di memoria, l'UTN, e guardate, mi restituisce maggiore di 0, 0, minore di 0, a seconda se sono uguali, la prima è minore della seconda, vi ricordate che è proprio quello che vuole la più soft per fare l'ordinamento. Main copy, ecco, uno dice che differenza c'è tra la main copy e la main move. Tutte e due copiano un blocco di dati da qui a lì. Bene, la main copy è la più efficiente, ma le due aree non devono essere solo apposte. La memory funziona correttamente anche se le due aree sono solo opposte, quindi potete prendere un blocco e spostarlo rapidamente di 10 caratteri anche se il blocco è 100 caratteri, quindi per 90 caratteri saranno solo opposti, ok? In tal caso non fate la memory copy, dice il risultato non è determinato, cioè è fuori dalle specifiche, il risultato può essere lo stesso. Memset serve per prendere un carattere e copiarlo n volte all'interno di quest'area di memoria locale. Poi ci sono le stringhe. Strcut serve per concatenare due stringhe. È nel caso di concatena, ma prende la seconda stringa solo n caratteri o no o acqua n caratteri proprio.
Ma tutto funziona in Grissida, se l'avessimo scoperto un discorso con Ghini, cioè ci sarebbe tanto powerful. Questo è buono. Quello cerca un carattere di una stringa che è un punto di carattere di stringa, quando avete a che fare con delle stringhe cercate qua che avete compriamo ancora il time, se noi diciamo che è finito il time come senso del tempo. Ragazzi, io parlo perché sono solo le varie la time è quella che viene al tempo si volte e non è facile. Vabbè, questo è il... Vediamo, un attimo così.